Come Movimento 5 Stelle abbiamo conosciuto Melotti in occasione di un evento, un incontro che abbiamo fatto sulla legalità, perché ultimamente ci siamo interessati molto a questo tema, non solo con riferimento a quanto accaduto ad Alessandria, ma anche più in generale su tutta l'operazione Minotauro, che insomma è salita agli onori della cronaca. Peraltro abbiamo poi fatto una serata sulla legalità proprio in Alessandria con Cristian Abbondanza della Casa della Legalità. Peraltro l'avevamo già visto in TV a presa diretta quando si parlava proprio di quello che era poi diventato un fatto di cronaca anche giudiziaria con l'arresto di quel del Caridi. Diciamo questo: il Movimento 5 Stelle ha un modo di operare secondo il quale non solo a parole ma soprattutto nei fatti si applica, auto-applica una riduzione dei costi della politica, quindi a partire dalla rinuncia ai rimborsi elettorali fino all'autoriduzione degli stipendi dei nostri due consiglieri regionali. Questa autoriduzione ha permesso di creare un fondo denominato Fondo Progetti 5 Stelle, col quale noi sosteniamo, finanziamo delle iniziative, dei progetti di utilità collettiva, che possono andare da qualcosa di propositivo che voglia proporre un modello virtuoso di governo, come l'acquisto di pannolini lavabili per le famiglie, piuttosto che il sostegno ai negozi e filiera corta, fino al sostegno a comitati che sul territorio si oppongono a delle operazioni che poi vanno a danneggiare il paesaggio e l'ambiente, e spesso, sempre più spesso, anche a danno della legalità, perché ci stiamo mai rendendo sempre più conto che non si riesce più a ragionare per compartimenti stagni. Ti accorgi che vai a incontrare una problematica che danneggia la legalità, l'ambiente, il paesaggio e alla fine anche la salute, quindi non, alla fine è tutto collegato. Quindi diamo sostegno ai comitati che conosciamo via via o che ci interpellano su problematiche del territorio, approfondendo ovviamente i temi per vedere se c'è, come quasi sempre accade, c'è fondatezza nella problematica, e abbiamo interessato lo studio legale Crucioli, col quale da poco tempo, da un paio di mesi, abbiamo iniziato una collaborazione che si sta rivelando molto proficua. Tra l'altro riteniamo che la soluzione di scegliere proprio una diffida sia la giusta via di mezzo, quindi un atto interlocutorio, no, che permette poi di andare a rivedere la situazione nel nuovo Consiglio Comunale, nel quale siamo sicuri saremo degnamente rappresentati, impregiudicata ogni qualsiasi altra possibile azione successiva. Quindi continueremo a prestare la massima attenzione al caso, non solo dal punto di vista delle iniziative a livello legale, ma poi a maggior ragione dal punto di vista dell'attività istituzionale. È importante non firmare il contratto, perché nel momento in cui si firma il contratto non è più competenza, diciamo, della parte degli enti locali, quindi la giustizia amministrativa, ma una volta firmato il contratto, il proprietario terriero di quello che ha fatto distanza per avere questa variante diventa acquisisce un diritto, e quindi è sullo stesso piano della pubblica amministrazione, cioè ha firmato un contratto, e se la prossima amministrazione dovesse in qualche modo rivedere questo insediamento, è chiaro che una volta firmato il contratto il proprietario dice sono titolare o comunque titolare di un diritto, e comunque per togliere questo diritto bisognerebbe andare a fare un ricorso ad una sede civile e non invece un ricorso al TAR, il Presidente della Repubblica, poi spiegherà lo studio Crucioli. Per questo motivo, dice, la cosa importante è bloccare la firma del contratto, e poi vedremo la prossima amministrazione. Speriamo che persone che sono qui e anche persone che sono interessate siano presenti in Consiglio Comunale, e in quel caso dai banchi del Consiglio Comunale si oppongano a questa cosa. Ma l'importante è arrivare senza che ci sia firmato in qualche modo il contratto. Sì, proprio aggiungere due parole, perché mi sembra che il quadro sia stato già abbastanza
Chiaro. E appunto volevo aggiungere, non solo le varianti strutturali, il piano regolatore avrebbero dovuto essere sottoposti a questo parere sismico, ma anche nello specifico il piano di edilizia convenzionata e quindi questo schema convenzionato. Quindi noi sostanzialmente con la diffida vogliamo dire al Comune, attenzione, prima di firmare quantomeno fai questo studio, fai questo, questo parere, perché c'è una norma specifica, l'articolo 89 del DPR del 2001, che prevede appositamente che appunto non solo le varianti strutturali, non solo appunto la pianificazione generale, ma anche a livello più specifico di esecuzione, cioè a livello esecutivo, è necessario che prima dell'approvazione, quindi prima che il Consiglio Comunale approvi questo piano e questo schema, avrebbe dovuto richiedere un parere sismico. Poi se si riesce ad ottenere il risultato così con le buone, diciamo meglio per tutti, se no si passerà in sede legale con tutti i tempi che sicuramente saranno molto più lunghi.